Anche se non ha tratto alcun vantaggio economico dall'aver affidato a un suo amico, figlio di un boss mafioso, l'incarico di riscuotere un credito lecito da un imprenditore in favore di un suo conoscente, per la Cassazione non è da mettere in discussione la condanna a 3 anni e 6 mesi per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di Fabrizio Miccoli, l'ex bomber del Palermo Calcio. Ad avviso dei supremi giudici che hanno depositato le motivazioni del verdetto emesso il 23 novembre del 2021, Miccoli sapeva delle pressioni che avrebbe fatto il suo amico Mauro Lauricella, figlio del boss della famiglia palermitana di Brancaccio Antonino, detto Scintillone, per ottenere la riscossione dei 12.000 euro che l'ex fisioterapista della squadra rosanero Giorgio Gasperini, che si era rivolta all'ex bomber, vantava nei confronti dell'imprenditore Andrea Graffagnini per la cessione di quote della società che gestiva la discoteca Paparazzi a Isola delle Femmine. Per i supremi giudici a scagionare l'ex calciatore non servono gli sms nei quali, secondo la sua difesa, invita Lauricella a parlare tranquillo senza minacciare nessuno, dal momento che ha seguito passo passo tutta l'attività svolta dal figlio del boss per recuperare il credito e poi a lui stesso restituito la somma contesa a Gasperini, decurtata di quanto spettava a Lauricella. Per la Cassazione, dunque, l'ex capitano del Palermo era perfettamente a conoscenza delle modalità con le quali si sarebbe sviluppata la risoluzione della vicenda, perché veniva informato da Lauricella su ogni dettaglio circa gli ulteriori incontri programmati con i debitori, gli ostacoli insorti, le reazioni e le scelte di far intervenire personaggi di primo piano della criminalità palermitana. Fabrizio Miccoli, dal 24 novembre scorso, si è consegnato nel carcere di Rovigo e attende di sapere l'esito della sua richiesta di affido ai servizi sociali per svolgere lavori socialmente utili.